Patrizia Merigliani, una bella presenza, è proprio il caso di dirlo, in un appuntamento importante come quello di oggi a Palazzo Ferraioli per ricordare dopoguerra. Dopoguerra è stato ricostruire un tessuto sociale perduto e ricostruirlo cercando di pensare al bello. E di qui Miss Italia. È stata una grande soddisfazione innanzitutto essere menzionati in questo libro che è proprio fedelmente racconta quei periodi storici e poi appunto appartenere al momento della ricostruzione, alla voglia di vivere, al voto alle donne, a tutto quello che è avvenuto in quel famoso 46 in cui è nato Miss Italia. A quell'epoca c'era un papà straordinario, Enzo Merigliani, che sicuramente ti ha lasciato un patrimonio enorme che tu hai gestito benissimo. Ti voglio chiedere com'è cambiato Miss Italia nel corso del tempo. È cambiato tanto perché sono cambiate le donne italiane, è cambiato perché le donne di oggi hanno tanti obiettivi e tra questi c'è Miss Italia. E nel dopoguerra la bellezza era, c'era la fame, quindi la bellezza diventava un veicolo per trovare successo. In quegli anni sono nate le più grandi icone del mondo del cinema. Oggi le ragazze si pongono tanti obiettivi, ma Miss Italia continua a essere uno degli obiettivi principali. Chiudiamo dicendo che quest'anno, il 2019, è stato importante, il ritorno di Miss Italia sulla rete Ammiraglia Rai 1, ma soprattutto gli 80 anni di Miss Italia. Patrizia, che cosa ha significato per te tornare in prima serata su Rai 1? Tra l'altro gli ascolti sono andati davvero molto molto bene. Beh, una grande soddisfazione, un sogno, anch'io come patrono dei sogni, oltre a realizzare quelli delle mie Miss, realizzo anche i miei, ma soprattutto questo era un grande sogno di festeggiare su un palco che è stata la mia casa per tanti anni e questi 80 anni meravigliosi, aver avuto successo anche da parte del gradimento del pubblico che ci ha veramente gratificati. Quindi una bella scommessa, mi sento una donna resiliente perché ho saputo aspettare, combattere e qualche volta nella vita si vince, vorrei dirlo a quelle donne che magari sono delle imprenditrici e pensano che nei momenti difficili, tanto la vita è una ruota, non ci sia speranza, invece la speranza c'è sempre, basta resistere.